Buongiorno, sto in condizioni pietose. Allora, per me oggi è martedì 9 gennaio. No, c'era un signore che sembrava voleva investirmi. Che dirvi? È un periodo indaffarato per me, beh, immaginate perché. E stanno tutti influenzati, chi sento, ci sono tutte persone che hanno l'influenza, stanno male, questa influenza è veramente brutta. Sto andando, allora ho fatto tutto a casa, sto mandando all'asilo perché stanno tutti male, quindi scongiurando un attimo il fatto che si possa riammalare. Ragazzi, vi ricordate il mese scorso? È stata veramente male, lei è stata un mese senza mangiare, quindi ho un po' il terrore, state che cambio mano. E sto andando un attimo dai cinesi perché Christian deve fare un lavoro di storia, deve costruire, creare proprio, non so se lo conoscete, lo stendardo di Ur, che sarebbe un reperto archeologico dei Sumeri. È una scatola, probabilmente conteneva uno strumento musicale, ma non si sa. E insomma, la stanno studiando a scuola, quindi la deve ricreare. Solo che il signorino se l'è fatto uscire ieri da bocca e niente, quindi adesso sono andato un attimo dai cinesi per vedere se trovo una scatola, così che Pietro lo aiuta a morsiatone. E comunque poi voglio farmi anche una passeggiata, i bimbi stanno a scuola, Pietro sta sopra casa, oggi non è andato a casa nuova, sta con Elena che si è appena svegliata. Sono circa le 10:15, quindi ho un'oretta abbondante di tempo e vi faccio vedere un po' il martedì con me, com'è una giornata tipo di quest'inverno. E niente, sono arrivata dai cinesi e vediamo un attimo se trovo insomma questa cosa qua. Ecco il negozio dei cinesi dove vado io. E vediamo se trovo questa scatola. Trovato la scatola, cioè enorme, guardate, è uno scatolone enorme, cioè mi è costato 6 euro, cioè 6 euro, e praticamente devo adesso lo dobbiamo ritagliare, dobbiamo costruire questa scatola. No, non ce la faccio veramente. Mi vengono proprio i nervi quando dobbiamo fare queste cose a casa, perché dico fatele voi a scuola, no? Che uno non è che a casa, insomma, ha tempo da perdere. Noi ai tempi nostri non le facevamo queste cose. Al massimo ci limitavamo ai cartelloni, ma no a queste cose così complicate. Poi perché io poi non sono molto manuale, non mi piace neanche. Mi mettono proprio in crisi. Fortunatamente ci sta Pietro che è una persona molto creativa, manuale, quindi lo aiuterà lui, Christian, meno male. E niente, quindi vado a posare questo scatolone sopra, vado a vedere un attimo se devo fare le stampe per questo scatolone e poi mi faccio un giro, una passeggiata. Sopra casa fa freddo, invece quando scendi proprio per niente freddo. E vabbè. Comunque ancora non vi ho fatto gli auguri di buon anno, cioè li ho fatti solo tramite shorts. Vi auguro un 2024 pieno di cose belle, 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 ma belle non a livello di soldi, di cose materiali, a livello di emozioni, pace, gioia, amore, tutto. A livello proprio di salute anche, perché voi sapete che io non sono una persona materialista, dei soldi non me ne frega niente. L'importante è che ciò ci sta, insomma, ci stanno altri presupposti. Vabbè, vado a casa. Allora, rieccomi. Sto lungomare, mi sto facendo una passeggiata. E praticamente, allora, ho posato il cartone a casa. Adesso devo fare le stampe per fare questa scatola. Mamma mia. Ho pensato, dato che ho speso già 6 euro di cartone, cioè veramente, guardate, è proprio boh. E ho pensato di fare una stampa bianco e nero
così Cristian la colora e poi la incolliamo sopra e basta. E va a scuola, perché non è possibile proprio. Comunque facendo un po' il tempo come oggi. Questo tempo è un po' così strano. Però ci stanno tante persone che camminano. Sto camminando anche io molto velocemente, anche perché poi devo comunque tornare a casa, preparare il pranzo, perché a luna esce Alessio, quindi insomma devo. Per pranzo già ho dato una sbollentata ai broccoli, non so come li chiamate voi, noi li chiamiamo broccoli verdi, è tipo il cavolfiore però verde, quello là. Tipo lo faccio in padella, lo soffrigo un po', ci butto la pasta e niente, sembra che qua ogni tanto c'è qualche spiraglio di sole. Comunque vabbè, a camminare si sta bene, ma dentro casa si gela oggi, fa veramente freddo, specialmente se stai fermo. Poi posso dire che lungomare si sta veramente bene. Io ecco, mi sto facendo la mia solita passeggiata, che appunto voi sapete che io faccio un'alimentazione, cioè vabbè, queste 2 settimane è un po' esagerato, però ecco, mi sono rimessa perché ragazzi sono stata malissimo, ho avuto una colica chiusa, sono svenuta per il dolore l'altro ieri, cioè praticamente Pietro mi ha trovata solo per terra e ricordo solo questa forte fitta allo stomaco perché ovviamente non ero più abituata, quindi vabbè, solite cose. Comunque niente, quindi faccio la mia alimentazione e abbinata anche ad una camminata, perché se io cammino, a parte mi sento meglio mentalmente, vi dico la verità, è come se scaricassi la mia tensione della giornata, e poi mi aiuta anche a livello di stomaco perché mi sento più sgonfia, non so come dirvi, cioè mi aiuta comunque la camminata. Io anche se mi faccio quella mezz'ora al giorno mi sento bene. Poi a livello di cibo niente, praticamente, perché poi in parecchi mi avete chiesto, io non è che sto facendo la fame, anzi io sto facendo la fame a livello di dolci, perché erano quelli che appunto mi facevano, cioè mi fanno male, ma per il semplice fatto che io fino a 2-3 mesi fa ne abusavo, cioè mangiavo solo quelli praticamente. Poi dopo che ho fatto questa visita dal centro nutrizionisti, eccetera eccetera, è cambiato tutto. Ho sostituito la farina bianca, che è anche un'altra cosa che mi fa male, con altri tipi di farina. Che ne so, a pranzo mi mangio la pasta o integrale o di farro o di gamut, o farina di ceci, farina di piselli, che comunque vi posso dire che non è paragonabile a una semplice pasta, per carità, la classica pasta ha, cioè, tutt'altro sapore, lo so, però alla lunga ci si abitua e mi sono abituata. Quindi mi mangio 110-120 grammi di quella pasta là, che vi assicuro che è un bel piattone. Altra cosa, il condimento. Sto cercando di limitare tanto l'olio, ma non per niente, lo sto aggiungendo solo un po' a crudo, cioè i soffritti sto cercando di evitarli, piuttosto aggiungo spezie, aggiungo un pezzettino di dado, perché al mio fisico fa male, è anche una cosa che mi faceva venire le coliche, anche quello, l'olio, forse troppo olio mettevo, non lo so. Ho imparato a mangiare l'insalata per esempio scondita, ci è voluto un po', però adesso me la mangio tranquillamente. E al massimo ci metto proprio un filino di olio, ma non di più. Ho notato che se io metto più olio mi fa male, mi fa male già la pancia, lo stomaco, mi sento già male. E vabbè, infatti devo vedere, anche se ho un'intolleranza all'olio d'oliva mi hanno detto, vediamo un attimo, anche se boh, mi sembra strano proprio, comunque mi fa male. Più leggera sto, ragazzi, meglio sto. In poche parole, per esempio ieri a pranzo ho mangiato 150 grammi, ve lo giuro, era un piattone enorme di riso basmati, l'ho condito con una cinquantina di grammi di funghi,
Ma i funghi li ho fatti semplicemente in padella con un goccio di acqua e un po' di dado, niente di che. Non ci ho messo olio. Vi dirò che le prime volte mi faceva veramente schifo, che è abituata a mangiare saporito. Adesso sono passati 2 mesi più o meno, 2 mesi e mezzo. E no, facciamo anche 3 mesi. Vi dirò che mi sono abituata a questi sapori. Quindi va bene così. Mamma si sta benissimo lungomare. Per quanto riguarda i chili persi, allora, io non mi sto pesando, ecco, al controllo mi pesano loro, ma non mi interessa proprio perché, ripeto, il mio obiettivo è stare bene con me stessa, con lo stomaco. Ragazzi, sempre quella sensazione di nausea avevo, mi sentivo male, coliche chiuse, insomma, una cosa, ormai era arrivata proprio la frutta, veramente. Quindi, se vi devo dire la verità, non lo so, penso che più o meno, però, avevo perso 5-6 kg. Vabbè, normale, perché comunque ho levato i dolci. però, ecco, durante le vacanze di Natale, in queste 2 settimane, comunque, ho mangiato abbastanza, quindi penso comunque di aver rimesso qualcosa, ma non lo so, non mi peso, non mi interessa. Ecco, il mio obiettivo è quello di stare bene. Oggi per esempio mi mangio 120 grammi di farfalle integrali con le zucchine sempre fatte con un goccetto di acqua in padella e un pochetto di sale, stop, finisce là, proprio più leggero possibile. E niente, quindi se avete qualche altra domanda poi su questa cosa qua, ditemelo. Non so se vi ricordate, io ho provato a fare anche il digiuno intermittente, cosa proprio sbagliata, ma per me, per il mio fisico, il mio corpo, perché comunque per quanto riguarda me stessa, andavo a mangiare comunque i dolci, andavo a mangiare comunque cose grasse, molto condite durante la giornata, però poi la sera non cenavo. Ed era una grande cavolata, io lo facevo per cercare di sgonfiarmi, eliminare questi fastidi, ma in realtà ho visto che non cambiava niente, semplicemente perché appunto se io mangiavo male anche il giorno, non cambiava nulla se io non mangiavo la sera, quindi insomma ho sbagliato. Diciamo che il digiuno intermittente poi si fa in un certo modo, si fa a livello continuativo, perché so di persone che l'hanno fatto per un mese, poi il mese dopo hanno ripreso a mangiare, quindi hanno vanificato tutto il mese, insomma poi devi essere seguito perché se mancano nutrienti può anche sballare, ho visto, può anche sballare proprio le analisi, insomma, cioè tutto un macello. Guardate, preferisco mangiarmi, per esempio ieri sera mi sono fatta le uova, 2 uova al forno, senza niente, senza zucchine, proprio così. Vicino ci ho messo 3 fettine di pane, i miei 60 grammi integrali, ieri avevo quello, e poi ho fatto il minestrone, ho mangiato una ciotola di minestrone. Vi posso dire, ragazzi, che io mi sono alzata da tavola che stavo scoppiando, cioè la stessa sensazione di quando mangiavo male e mi sentivo bene perché ero appanzata. Quindi basta sostituire un po' i cibi che vi fanno male. Cioè, io parlo insomma in generale. Carino. C'è un cagnolino dentro il passeggino. Stupendo. Vabbè, comunque, guardate che bella vista. Scusate con le mie chiacchiere, però ecco, era tanto che non facevo una passeggiata e chiacchieravo. Quindi se avete delle domande io poi vi rispondo passeggiando. Guardate che bella vista, sono arrivata quasi alla fine, sì, più o meno, quasi alla torre, ci ho messo pochissimo, 10 minuti, perché ormai ho il passo un po' più svelto. Guardate qua i danni del maltempo, ha staccato addirittura la stecca di ferro, cavolo, che ha fatto veramente brutto, tanto vento più che altro. E questo è il nostro lungomare. Per chi non lo sa, perché è nuovo, insomma, noi viviamo qui. Eccolo qua.
Sono circa 6 km di costa da punta a punta. E quando capita la giornata che ho tanto tempo, la faccio tutta la costa, quindi mi faccio tutti e 6 km. Tipo come oggi, no, perché non ho tempo, c'ho Elena, insomma. Anzi, meno male che c'era Pietro a casa, quindi l'ho potuto anche lasciare, ho fatto una camminata. Proprio perché, ragazzi, io adesso non cammino, mi sento come se mi mancasse qualcosa, non lo so, sta diventando un'abitudine. Quindi mi piace, mi rilassa, sto da sola con me stessa, è bellissimo. E poi ripeto, mi fa bene, male non mi fa, quindi insomma, questo è. Vabbè, adesso io interrompo qua la registrazione, giro, torno a casa e vi faccio vedere un po' il pranzo. E poi magari nel prossimo video, che questo mi sa che è durato già abbastanza, vi faccio vedere come Pietro realizza la scatola, magari se c'è qualche mamma all'ascolto, se c'è qualche bimbo, ragazzo all'ascolto, non lo so, che magari ha bisogno della stessa cosa, perché so che sono cose che adesso a scuola si fanno, magari, ecco, Pietro può aiutare, insomma, può dare, può ispirare. Qua va bene, ci vediamo a casa. Allora, dato che ho visto che sono già 16 minuti che praticamente sto registrando, per non essere troppo pesante, lunga, eccetera eccetera, io interrompo qui questo video, lo pubblico e ne inizierò un altro, non vi preoccupate. Se avete delle domande da farmi, non so, qualsiasi cosa, scrivete e alla prossima passeggiata vi rispondo. Va bene, vi auguro una buona giornata, un buon martedì, una buona settimana, una buona vita, buon tutto. Vi auguro solo cose belle. E niente, una cosa volevo dire. Ho prenotato per Gardaland, però non lo voglio dire. Ho preso anche i biglietti del treno, ho fatto tutto. Speriamo bene. Non vi dico la data, pesca la manzia. No, vabbè, ho paura che mi succeda qualcosa. Comunque è proprio dopo la comunione di Cristian, quindi niente. Lui non lo sa, cioè lo sa a metà. Non sa che ho fatto oggi anche già i biglietti del treno. Comunque sì, ho fatto i biglietti del treno perché una mia amica mi ha dato un codice sconto. Voi direte, costa una botta. In teoria sì. In pratica ho pagato per tutti e cinque noi. All'andata andremo con Italo, mamma, speriamo bene, ragazzi, non ho proprio voglia, perché con Elena non so come farò, ma può essere anche che mi stupirà, però non credo, lei vuole tornare sempre a casa, insomma, vabbè, comunque ci voglio pensare, voglio fare contento Cristian e basta. 5 persone con il codice sconto della mia amica. Praticamente paghiamo solo l'andata, 75 euro, cioè secondo me è un prezzone che Pietro mi ha detto neanche ci mettevamo la benzina alla macchina, se volevamo andare in macchina, quindi va bene. Devo vedere solo il ritorno, perché il ritorno, cioè questa mia amica che viaggia sempre, mi ha detto aspetta perché il mese prossimo ti do un altro codice sconto, ma il codice sconto, ragazze, ho pagato il 40% in meno, cioè tantissimo. Mi venivano quasi 300 euro questi biglietti, quindi niente, ottimo come soldi. E niente, vabbè, vi saluto, vi bacio, vi abbraccio.